E ciao a tutti ragazzi e benvenuti in un nuovo video. Continuiamo la nostra seconda parte della fazione Orda. Visto che l'ultima volta comunque abbiamo fatto tutta la parte iniziale dell'assalto Undercity eccetera, eravamo rimasti appunto al Siltus perché dovevamo parlare con questo polletto qua giù. Ah no, dobbiamo... Ma questa cosa non l'abbiamo già fatta nello scorso episodio, oppure mi confondo? Vabbè, non mi ricordo, comunque la rifacciamo visto che comunque dobbiamo rifarla. Ah sì, praticamente ci ha dato questo famoso amuleto con la quale possiamo praticamente sbloccare abilità secondarie degli oggetti fondamentalmente tramite l'azzerite, e di fatto dobbiamo raccogliere tutta l'azzerite qua. E questa dovrebbe essere l'ultima. E usiamo sto cuore, dai. Mollo un cazzo e ecco qua, abbiamo praticamente riparato questo sigillo che non ho capito bene a cosa servisse. Allora adesso possiamo prendere un oggetto di tanti, direi che andiamo a skin. A sto punto nel uguale, le paraspalle sono uguali, quindi vaffanculo, prendiamo le spalline, andiamo a fare questo cambio e teoricamente dovremmo sbloccare infatti il potere tra virgolette celato tramite tutte queste cagatine. Non ho idea di quale cazzo scegliere, quindi prenderò boh questa. E più aumentiamo il livello del cuore di Azeroth, che non so effettivamente come, e più praticamente ci fanno sbloccare, vedete, il secondo e terzo livello. Adesso ci leviamo dai coglioni, usciamo da qua. Ah, ci siamo andati direttamente a Orgrimmar per farci parlare con Nathanos. Intanto qui non so perché si sta festeggiando, perché si stanno sparando fuochi artificio a destra e a sinistra, ma va bene. Sembra carino festeggiare. Ecco qua il nostro Nathakatz, che non imparerò mai come si dice. E andiamo a parlare con la capoguerra Sylvanas. Che volete mettere capoguerra con Warlord? Cioè Warlord quanto cazzo è più figo. Oh che figata, dobbiamo infiltrarci a Stormwind per andare a liberare un non so chi. Adesso dobbiamo incontrare la nostra squadra che sta qua dentro. Vediamo un po'. Ecco tutti gli stronzetti. Ciao. Alde Gumba. E allora si parte. C'è questa simpatica, non lo so, cosa per suicidarsi. Proprio classico da film, insomma. E adesso andiamo direttamente a Stormwind. Di fatto adesso stiamo, non lo so precisamente dove, ma da qualche parte vicino a Stormwind. Stormwind dovrebbe stare qua dietro. Infatti questo è il faro classico che si trova davanti al porto. Dovrebbe essere circa qua. Ecco qua infatti il porto di Stormwind. È veramente strano stare a svolazzare di notte per Stormwind così con un personaggio dell'Orda. Poi per una quest è veramente una ficata. Mi sa proprio di, capito, missione notturna e roba del genere. Allora, adesso dobbiamo entrare nelle fogne, rompiamo questi lucchettini. Lucchettini mica tanto, lucchettoni. Ah, siamo entrati praticamente a Stockade. Che sarebbero le prigioni, sì. Ficata. Allora, dobbiamo praticamente spianare, vabbè, tutti e tutto, come da programma, insomma. Solo che qua dentro c'è una luce praticamente assente, io invece di fuori c'ho un botto di luce e non vedo un cazzo. Quindi sto andando un po' a caso, ma va bene così. Facciamo un danno non totalmente malvagio, dai. Ci vediamo direttamente davanti a Rakan, va. Nel frattempo il mio compare se ne sta tranquillamente lì a un centimetro senza aiutarmi di niente. Bravo, bravo te. Ok, ecco il nostro caro Rakan. Ah, qua dentro c'è il Gran Supremo Faucisaure, che praticamente è stato rinchiuso da cosa lì, dal cazzo si dice, dal re di Anduin. Sta dicendo praticamente che non tornerà mai all'Orda perché Sylvanas è una stronza che non guarda per niente l'onore. Infatti è lealtà e onore. Ma non siamo venuti qui per andare a liberare il Gran Faucisaure. Il Gran Supremo Faucisaure, che non imparerò mai a dire. Così come Thanatos, la come cazzo si chiama? Natanatak.
Ma siamo qui per altre due persone, in special modo che tra poco vedrete, che io già so. Ok, abbiamo pulito la piazza e dovrebbero essere qua dentro, infatti, le due persone che ci interessano, che sono praticamente questo profeta Azul e la principessa Talangi. Non lo so. Che fanno parte, ovviamente, del regno degli Zalandari. E ovviamente Lally non se la sta in mano in mano, visto che stiamo, non so, depredando la prigione e ci hanno intrappolati con dei maghetti vari. Addirittura siamo anche silenziati costantemente. Qui si è tutto buggato. Oh no, ok, finalmente un attimo mi ero preoccupato perché sulla bed ogni tanto ci sono dei bug a caso che la gente rimane così a guardare per aria e io non so che fare. La nostra principessa sta sciogliendo questo muro e noi scopiamo malamente questo mago. Stiamo facendo ampiamente strada tra l'alleanza. Con grande abilità. Qua ci dovrebbe essere sì una specie di mini boss. Come sempre facciamo fuori prima i piccolini e poi gli altri. Mamori, merda. E andiamo fuori dalle palle. Ah, adesso c'è una gran ficata perché dobbiamo praticamente fare slalom tra la gente dell'alleanza. All'interno di Stormwind e dobbiamo stare attenti a questi stronzi qua. Che ci possono sgamare. Addirittura ci hanno fatto saltare su dal ponte perché praticamente indovinate chi sta arrivando lassù? Niente poco di meno che il nostro carissimo Anduin. Con tutte le sue guardie reali. Continuiamo. Credo che a questo punto ci sia un attimino un problema. Abbiamo un sacco di worgen intorno. Io sto facendo un bordello con i tasti visto che non mi ci trovo per niente. Porca di quella troia. E dobbiamo sbrigarci perché praticamente sta arrivando Manto Gricio che se ci acchiappa ci stupra. Porca troia. Ah! Lì un attimo un po' di ansia l'ho sentita, eh. Sono tutte le varie guardie in giro. Là c'è tutta la cavalleria varia. Dobbiamo sbrigarci a far fuori. Dietro c'è sempre il mandoriccio che piano piano si sta avvicinando, come potete vedere. Ok, andiamo avanti. Ma adesso sta arrivando un altro personaggio un po' particolare. Cioè, Jaina che è tutta incazzata. Intanto, guardate l'ansietta dietro tra Jaina e quello stronzo là di mandoriccio che continua ad avvicinarsi a uno allora. Altro che ansia, qui proprio caghi addosso. È buono senza la cosa in realtà perché basta che si attacca a correre e ci prende immediatamente, però vabbè. Ah, ecco il nostro Nathanos che ha shottato gli stronzetti dell'Alli. Sono arrivati un pochino di rinforzi per fortuna. Dobbiamo fare slalom tra tutti i vari dardi di cielo che ci spara la cretina da sopra. E speciale non dobbiamo buttare giù adesso questa barriera ghiacciata. Ci metteremo più o meno 6 anni, però ci riusciremo. Dando là sopra tutta incazzosa, Jaina continua a spararci la roba. Grazie a Dio la principessa qui ci ha dato un minimo di strength in più, perché sennò ci stiamo veramente 6 mesi. Qui c'è un mega pull AoE. Sulla beta ho alcuni bind, mentre nell'altro ho altri bind. Quindi faccio un macello ogni volta a cambiare personaggio. Che le spelle sono uguali, ma i tasti sono diversi. Ok, penso che i pull siano quasi finiti, perché la barca che dobbiamo prendere per levarci dalle palle è quella là. E le nostre aquilette top che ci spianano un po' la strada, per fortuna lasciano solo questa polletta sentinella di Teldrassil. Alla fine del ponte abbiamo questa bella sorpresa, cioè la nostra cara Jaina. Sta aspettando proprio a braccia aperte. Non tenere fretta. Vuoi
cercare di soggiogarci e magari riuscirci. Ma tieni tempo da perdere? No, non può essere. La maga dalle tue abilità potrebbe essere parecchio utile. Ora, che ne dici? Non è finita qui. Il nostro profeta Zul, molto intelligente, l'ha bypassata così e via, dando fuoco praticamente a tutta Stormwind là dietro, visto che quella controlla ghiaccio, non so, forse l'acqua pure, non lo so. Comunque, molto rapidamente ci leviamo dalle palle. Schermata chiaramente nuova dei Zandari, molto carina. E siamo arrivati appunto a Zandalar. Ragazzi, per questo video, che praticamente rappresenta la seconda parte di tutta la campagna dell'Orda, perché adesso inizia il vero e proprio leveling, perché nel prossimo video comunque vi porterò tutto un giro di Zandalar, questa nuova città, perché c'è tutta una catena di quest che io un pochino ho già fatto con un altro personaggio per la Smania, e quindi so più o meno, molto più o meno, quello che dobbiamo andare a fare. Quindi io vi ringrazio tantissimo per la visualizzazione, come sempre ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti ragazzi.